guarda il tetto. Ha davvero dell'incredibile la dinamica dell'incidente accaduto nella frazione di Porto Ercole all'Argentario nella notte, quando un'auto con a bordo due 26enni è letteralmente volata sul tetto di un ristorante. Il conducente, probabilmente a causa dell'elevata velocità, ha perso il controllo della vettura schiantandosi sull'edificio al cui primo piano dormivano alcuni dipendenti che però, fortunatamente, nonostante il grandissimo spavento, non sono rimasti coinvolti dal crollo. Ma sta atterrando adesso l'elicottero. Feriti, ma non in condizioni gravi, i due giovani all'interno dell'auto che si è completamente sfasciata nell'impatto, entrambi sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena.